Levata di scudi contro l'autonomia differenziata, la UIL preoccupati per Sud e Abruzzo, D'Alessandro di Italia Viva sarà un disastro. 30 milioni da Roma per la sanità molisana, il DG Asram di Santo, la premialità ossigeno per pagare i fornitori. Rocca Pia, auto si ribalta all'interno della Fiat Panda guidata da un 48enne del Senegal, materiale radioattivo, indagano i carabinieri di Castel di Sangro. Teramo, Franca D'Agostino era morta da un mese, si indaga per occultamento di cadavere, tra qualche giorno l'autopsia. Movida fuori controllo a Isernia, continua il braccio di ferro tra residenti e commercianti, il consigliere Mancini attacca Castrataro sullo stop alla musica a mezzanotte. La Gigafactory a Termoli si farà, lo ha assicurato il dirigente di ACC Pavoncello durante il Festival del Sarà. Ryan Reynolds spoilerà la nuova maglia del Campobasso, lo show della star di Hollywood durante la trasmissione di Consuelo Serripa, Pescara, il DS Foggia su Lemmens. Buonasera, ben ritrovati con il nostro telegiornale. In apertura lo avete sentito dai titoli, c'è l'autonomia differenziata, anche la UIL Abruzzo lancia l'SOS, legge sbagliata che acuisce le differenze tra i cittadini su materie importanti come scuola, sanità e trasporti. Ci dice tutto Pierluigi Borracci. Legge Calderoli sull'autonomia differenziata, analisi e prospettive all'Aurum di Pescara, il dibattito sulle conseguenze di quella che in tanti definiscono legge spacca Italia, una legge che acuisce le già evidenti differenze tra le regioni ricche e quelle povere. L'appuntamento organizzato dalla UIL Abruzzo, che rientra nell'ambito del Consiglio confederale regionale, è servito per lanciare la raccolta firme per il referendum abrogativo con l'obiettivo 500.000 sottoscrizioni alla portata. Per l'Abruzzo, come il resto del centro-sud Italia, il divario con le regioni del nord aumenterà. Aumenterà su temi per noi fondamentali, nei quali con questa giunta regionale stiamo iniziando a discutere. Penso al tema della sanità pubblica regionale, penso al tema dei trasporti, penso al tema della scuola, penso al tema delle infrastrutture. Noi siamo una regione dove su queste materie ci giochiamo molto per il prossimo futuro. Non siamo messi ancora bene, certo che sulle materie di cui tratterà l'autonomia differenziata, qualora dovesse proseguire il suo cammino legislativo, noi siamo nelle condizioni nelle quali l'Abruzzo avrà sicuramente un arresto negativo. 24 le materie interessate dal decentramento amministrativo con diversa gestione delle risorse. Per il segretario nazionale Santo Biondo, quelle più delicate su cui bisognerebbe accendere i riflettori sono sanità e istruzione. Per noi questa è una legge che spacchetta il Paese, accelera le disuguaglianze, soprattutto nell'area dei servizi di cittadinanza, a partire dalla sanità, dall'istruzione. Queste sono due materie, due temi che storicamente hanno garantito l'unità e la coesione nazionale. Noi siamo assolutamente contrari a questa legge, riteniamo che un Paese che ha tassi altissimi di povertà assoluta, dove le disuguaglianze crescono piuttosto che ridursi, e non solo al sud ma in tutto il paese, dove manca una politica industriale, dove i tassi di occupazione giovanile e femminile sono tra i più bassi d'Europa, dove ci sono 3 milioni di NEET, di giovani che non studiano, non si formano e non lavorano, e dove soprattutto ci sono più di 4 milioni e mezzo di lavoratori che stanno al di sotto di 11.000 euro di reddito l'anno. Crediamo che questa non sia assolutamente la priorità. E continuiamo a parlare di autonomia differenziata, sarà un disastro, così il coordinatore di Italia Viva Abruzzo Camillo D'Alessandro, che annuncia la raccolta firme per il referendum abrogativo e una riflessione sul futuro del partito. La raccolta firme per il referendum abrogativo avverrà comune per comune. Italia Viva si schiera con decisione contro l'autonomia differenziata. Daremo il nostro contributo alla battaglia delle battaglie, tuona il coordinatore regionale Camillo D'Alessandro durante l'assemblea regionale che si è svolta ieri pomeriggio a Pescara presso i locali del dopolavoro ferroviario. Oggi noi mobilitiamo Italia Viva a ogni livello, provinciale e regionale, per la raccolta dei firme per abrogare col referendum abrogativo l'autonomia differenziata. È un autentico tradimento ai parlamentari abruzzesi
che hanno votato l'autonomia differenziata in Parlamento sono dei traditori del sud dell'Abruzzo, della casa loro, hanno tradito casa loro, perché questo progetto non è solo che spacca l'Italia, questo progetto fa veramente arretrare di un sol colpo tutto il sud dell'Abruzzo con meno soldi, meno risorse, meno sanità, meno scuola. Sarà un disastro, veramente salta tutto, e quindi noi siamo mobilitati. Mobilitazione che pone all'attenzione anche il tema del futuro di Italia Viva. Ricostruire il terzo polo, progetto più volte naufragato, o dare vita assieme ad altri ad un partito di centrosinistra? Questo dibattito oggi trova, diciamo, dei favorevoli e contrari. Personalmente io sono sempre stato dell'idea, e l'ho fatto in Abruzzo, che un partito riformista non può non essere collegato nel campo del centrosinistra. Certo, non è una gentile concessione dei 5 Stelle, la scelta di stare in un campo non lo decidono loro, lo decideremo noi attraverso i nostri organismi. C'è un fatto nuovo annunciato dalla segreteria del PD dopo le europee, spiega D'Alessandro, che potrebbe cambiare lo scenario, la fine dei veti che, aggiunge, abbiamo subito alle regionali e alle comunali. Nelle scorse ore, assemblea regionale del Partito Democratico, via l'estate militante alla raccolta firme sull'autonomia differenziata, sostegno ai consiglieri regionali nel contrasto alla destra di Marsilio. Cambiamo argomento ed occupiamoci di sanità, ossigeno per i fornitori dell'ASREM, a loro saranno destinati i 30 milioni di premialità sbloccati dal tavolo tecnico nel decreto di trasferimento. I commissari Bonamico e Di Giacomo individueranno le linee guida per i pagamenti. Un'altra buona notizia, commenta il direttore generale dell'azienda di Santo, il servizio di Rita Jacobucci. Bloccati dal tavolo tecnico dopo il raggiungimento di obiettivi fissati per le annualità 2015 e 2016, i 30 milioni di premialità assegnati alla sanità molisana serviranno a saldare vecchie fatture dell'ASREM. Ossigeno dunque per i fornitori dell'azienda, con la soluzione che i commissari Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo stanno mettendo a punto insieme ai vertici di Via Petrella. Presto saranno condivise nel decreto di trasferimento delle risorse le linee guida per procedere ai pagamenti. Un'altra buona notizia, commenta il direttore dell'ASREM Giovanni Di Santo. È un fatto davvero importante che dà la possibilità di una boccata di ossigeno alla regione Molise. Noi cercheremo, appena avremo la possibilità e quindi l'assegnazione di questa premialità, di dar conto e contezza a tutti i fornitori, a tutti coloro i quali in qualche modo da tempo aspettano per poter avere ristoro a ciò che hanno dato all'ASREM. È certo che noi puntiamo ovviamente a raggiungere quelli che sono degli obiettivi fondamentali, importanti per la nostra azienda, e cioè il recupero dei tempi di attesa. È giusto e necessario che noi possiamo andare avanti entrando nel tempo giusto, e quindi di ottimizzare al meglio la possibilità di ristoro ai fornitori aziendali. Quindi andremo avanti su questi obiettivi. È un obiettivo ministeriale, è quello dell'abbattimento dei tempi. Ovviamente noi lo perseguiremo nel migliore dei modi, stando, come dire, soprattutto attenti alle necessità e alle priorità. Ancora a sanità, il centro di emodinamica del Veneziale torna in discussione. Preoccupati i cittadini con un infarto in corso. Arriveremo già morti a Campobasso. Nicola De Santis. Io parto dal presupposto che ho perso mio padre di infarto 5 mesi fa. Quindi, cioè, secondo me non è per nulla una scelta saggia. Cioè, per me veramente vuol dire non avere a cuore i cittadini di Isernia, vuol dire semplicemente di star pensando di fare economia sulla nostra salute. Il tavolo tecnico ministeriale, come anticipato dal quotidiano Primo Piano Molise, avrebbe imposto alla struttura commissariale molisana di rivedere l'organizzazione della rete ospedaliera. Tornano dunque in discussione il punto nascita di Termoli ed il centro di emodinamica di Isernia. I cittadini della provincia Pentra sono preoccupati e chiedono alle istituzioni il diritto alle cure, che pure dovrebbe essere garantito dalla Costituzione. È un reparto molto dove si va spesso, purtroppo, e se gli anziani non hanno quel riferimento
diventa difficile per Isernia, che resti qui a Isernia il reparto. Per me non va bene questo, perché sempre deve avere tutti i reparti all'ospedale, perché se no dobbiamo viaggiare sempre a Campobasso, Benafro, altre parti, invece qua a Isernia quasi non c'è tanti servizi. La provincia di Isernia è una provincia che sta in modo deprimente venendo a diminuire in ogni situazione, e quindi il reparto di emodinamica, che immagino sia di molta importanza, deve essere a tutti i costi mantenuto. Perché una provincia non può essere trattata in questo modo. Sinceramente ce l'ho molto di più con, non tanto con gli operatori sanitari, che bene o male fanno quello che possono, piuttosto con chi amministra la salute. Cioè mio padre molto probabilmente, se fosse arrivato diciamo un pochetto in anticipo all'ospedale, molto probabilmente si sarebbe salvato. Appena sono arrivati i sanitari hanno provato a rianimarlo, ho provato a rianimarlo pure io per tutto il tempo in cui stavo aspettando i sanitari, però non c'è stato verso. Cioè io mi devo vedere mio padre morire a 50 anni perché funziona male l'amministrazione della sanità. Io sinceramente non ci sto, cioè mi dà veramente molto molto fastidio. Allora il cittadino deve anche reclamare, è giusto che sia così, dei suoi diritti, che noi non è che dobbiamo soltanto pagare le tasse e poi i servizi vanno acqua da tutte le parti e noi non abbiamo neanche diciamo il diritto di aprire la bocca. Questa non la vedo giusta, perché quelli che stanno a Montecitorio si devono mettere l'anima in pace, si devono vedere che devono fare. Cambiamo argomento, emergenza idrogeologica a Chieti, incontro a Roma tra il presidente Marsilio e il ministro Musumeci. Siamo al lavoro per restituire tranquillità, sicurezza e serenità a Chieti e ai cittadini che stanno affrontando un drammatico problema nella loro vita privata. Queste le parole del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio al termine dell'incontro tenutosi questo pomeriggio a Roma con il ministro della protezione civile Nello Musumeci. All'incontro hanno partecipato anche l'onorevole Guerino Testa, il sindaco di Chieti Diego Ferrara e una delegazione del Comitato dei Cittadini del quartiere di Santa Maria. Ringrazio il ministro per la piena disponibilità mostrata nel pianificare, programmare e affrontare l'emergenza del dissesto idrogeologico. Tuttavia, aggiunto Marsilio, non possiamo fermarci alla gestione dell'emergenza. Con il ministro oggi abbiamo gettato le basi per un intervento radicale e risolutivo con un contributo significativo per il futuro degli abitanti del quartiere di Santa Maria. E restiamo in Abruzzo. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, è risultato positivo al Covid-19, lo fa sapere il suo ufficio stampa attraverso una breve nota emessa oggi poco prima delle ore 9:30. Pur non essendoci limitazioni o divieti, si legge nella nota del sindaco, preferisce comunque rimanere a casa per evitare eventuali contagi, dunque isolamento volontario per il primo cittadino Masci. Cambiamo argomento, due dispositivi indossabili di monitoraggio continuo dei parametri vitali del neonato sono stati consegnati a Neonatologia del Cardarelli di Campobasso. Le apparecchiature sono state donate all'ASREM, dal Rotary Club del capoluogo regionale, il servizio di Franco De Santis. Due dispositivi indossabili di monitoraggio continuo dei parametri vitali del neonato sono stati consegnati all'unità operativa complessa di neonatologia del presidio ospedaliero Cardarelli di Campobasso. Le apparecchiature sono state donate all'ASREM dal Rotary Club del capoluogo. Sono state acquistate con il ricavato della serata di beneficenza che si è tenuta lo scorso 7 gennaio al Teatro Savoia, quando si è esibito il gruppo Scantinato 10. Vorrei ringraziare il Rotary per la sensibilità, la vicinanza al nostro reparto e il direttore generale che è stato in prima linea in questa donazione. E l'apparecchiatura è molto valida, noi abbiamo sempre creduto nel monitoraggio e nella, più che prevenzione, diagnosi precoce della cosiddetta morte in culla. E quindi il monitoraggio è fondamentale per poter evidenziare eventuali primi segnali e quindi queste apparecchiature sono fondamentali sia nelle prime ore, nei primi giorni di vita, ma anche eventualmente anche domiciliarmente, e sono apparecchiature che possono registrare e trasmettere a distanza, e quindi con piccoli palmari si può
avere sempre il polso della situazione. La consegna è avvenuta nell'aula Golgi della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi del Molise, alla presenza del direttore generale ASREM Gianni Di Santo, del primario di neonatologia Domenico Santillo e del già presidente del Rotary Club di Campobasso Rocco Del Nero. È un'iniziativa che abbiamo condotto con una raccolta fondi a cui la cittadinanza ha risposto benissimo quest'anno e ci ha consentito di fornire queste due attrezzature che possono migliorare la qualità della vita dei neonati e l'operatività del reparto. Il Rotary questo fa sul territorio, fa iniziative benefiche, fa assistenza al territorio e di sanità quest'anno si è interessata abbastanza. E adesso la cronaca, incidente a Rocca Pia, auto si ribalta e si schianta contro il guardarail, il conducente trasportava materiale radioattivo, un 48enne senegalese alla guida di una Fiat Panda, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi e schiacciandosi contro il guardarail. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 sulla strada statale 17 nel comune di Rocca Pia. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Sulmona che hanno estratto il conducente dalle lamiere dell'auto e messo in sicurezza l'area. L'uomo che trasportava materiale sanitario radioattivo destinato in un centro di smaltimento in Molise è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona. Riportato diversi traumi, ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Per gestire il materiale pericoloso presente nel veicolo è stato richiesto l'intervento di una squadra speciale dei vigili del fuoco. Sulla vicenda ci sono indagini in corso, ma da parte dei carabinieri della compagnia di Castel di Sangro. Voltiamo pagina, nuovi particolari sulla morte di Franca D'Agostino, la 77enne ritrovata domenica pomeriggio in via Arno a Teramo, deceduta. Da una prima ricognizione cadaverica la morte risalirebbe addirittura circa un mese fa. Per coprire il forte fetore, la figlia parebbe abbia utilizzato delle coperte di lana impregnate d'acqua. Per l'autopsia bisognerà aspettare ancora qualche giorno, ci dice tutto Chiara Bonatti. Dopo la morte di Franca D'Agostino, la 77enne ritrovata in stato di decomposizione domenica pomeriggio in via Arno a Teramo, emergono nuovi particolari. Sembrerebbe che il decesso della donna sia avvenuto in bagno circa un mese prima e che successivamente sia stata adagiata sul letto dalla figlia di 43 anni, Sara. Quest'ultima, per coprire il forte fetore, avrebbe impregnato d'acqua delle coperte di lana e messo ai lati delle saponette. Solo domenica il cattivo odore sarebbe arrivato in maniera persistente lungo tutto il palazzo e avrebbe portato i vicini a chiamare il vigile ecologico. Da una prima ricognizione cadaverica sul corpo non sembra ci fossero dei segni di violenza, ma si attende l'autopsia che verrà effettuata solo nei prossimi giorni. Nel frattempo la 43enne che viveva con lei dopo la sua fuga di domenica ed essere stata rintracciata dai carabinieri a Giulianova qualche ora dopo è stata portata nel reparto di psichiatria dell'ospedale Mazzini. E la procura sembrerebbe stia procedendo per occultamento di cadavere. Sono in corso anche ulteriori accertamenti, in particolare nell'appartamento sequestrato, sia in bagno che nella stanza, alla ricerca di elementi utili. E poi la cronaca: è durata meno di 24 ore la fuga del minorenne tunisino evaso nel pomeriggio di domenica 21 luglio unitamente ad altri due minori anch'essi di nazionalità tunisina dell'Istituto Penale per Minorenni di Roma Casal del Marmo, scavalcando il muro di cinta dell'istituto penitenziario dopo aver inscenato con l'aiuto di altri detenuti una rissa tra le due palazzine presenti nell'istituto. Le immediate ricerche della squadra mobile dell'Aquila, diretta dal vice questore Roberta Cicchetti, a conoscenza delle sue abitudini e del suo legame con il territorio, hanno permesso di rintracciare tempestivamente il ragazzo. Ingente incendio si è sviluppato nella pineta di Belmonte del Sannio. Lo scorso venerdì ad innescarlo era stato un fulmine, mentre nelle scorse ore, probabilmente a causa del forte vento, la zona ha ripreso ad ardere. Per raggiungerla è stato necessario l'intervento di un elicottero della Protezione Civile del Molise. Al lavoro i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Isernia, che hanno domato le fiamme e riportato la zona in completa sicurezza.
Restiamo in Molise. Chi è tornato a Isernia per votare, Pierino, oggi è costretto ad andare a Cassino per ascoltare un concerto live perché Isernia è morta. Durissimo l'affondo di Giovan Carmine Mancini, consigliere di minoranza che ha presentato un'interrogazione sullo stop alla musica a mezzanotte. Ci dice tutto Nicola De Santis. È di ieri la notizia che i locali del centro storico di Isernia hanno annullato il cartellone di eventi per l'estate, come conseguenza dell'ordinanza sindacale che impone lo stop alla musica entro la mezzanotte al fine di garantire un riposo sereno ai residenti. Gli esercenti protestano poiché ritengono sia impossibile lavorare con simili restrizioni. I residenti di contro plaudono alla decisione dell'ingegner Castrataro perché finalmente riescono a riposare di notte. È uno di quei rari casi in cui entrambi gli schieramenti hanno ragione e conciliare le due posizioni appare davvero impossibile. Intanto sull'argomento è intervenuto anche Giovan Carmine Mancini, consigliere di minoranza a Palazzo San Francesco, il quale ha annunciato una interrogazione al sindaco sull'argomento. Avvocato, gli esercenti reclamano il diritto di lavorare, i cittadini il diritto di dormire, chi ha ragione? E anche i cittadini il diritto di rimanere a Isernia a godere di questo clima meraviglioso che il Padre Eterno ci sta dando, per evitare di prendere le automobili, di andare fuori regione o comunque fuori dalla città di Isernia a divertirsi, a stare fino a luna, a sentire una buona musica, magari non a volume elevatissimo, come è sempre stato fatto. Quindi col buon senso, a suo avviso, una soluzione si può trovare? Si può trovare, sì, ma c'è questo Pierino del Fenomeno importato da Gubbio, dall'Umbria, che ha voluto fare questa cosa, d'accordo con qualche consigliere di maggioranza che ha interesse a che questa cosa venga attuata, e Isernia muore. Questo è il risultato di questa amministrazione, è una vergogna assoluta. A dar man forte a Mancini anche l'ex consigliere di centrodestra Nicola Moscato, il quale da qualche settimana ha sposato con convinzione la tesi degli esercenti. Quello che dà più fastidio è la disparità di trattamento, perché l'ordinanza che qui ho presente, che è la numero 64 del 2024, vieta anche ai locali di pertinenza, appunto, dei proprietari di poter mettere musica e non solo le aree di pertinenza comunali, quindi non si capisce perché alcuni locali possano senza alcun controllo mettere musica indisturbati fuori orario e anche fuori dal centro storico, invece gli unici che vengono tartassati sono per l'appunto i locali di Piazza Celestino V e quelli adiacenti, insomma, che comunque rientrano nel centro storico. E ci spostiamo in Abruzzo. Sandro Mariani, il consigliere regionale del Partito Democratico e presidente della Commissione Vigilanza, dopo la moria di pesci alla foce del fiume Salinello a Giulianova, ha fatto l'annunciato sopralluogo, pronto a portare le varie problematiche in commissione. Chiara Bonatti. Dopo la moria di pesci in questi giorni a Giulianova, come ha annunciato il consigliere regionale del PD Sandro Mariani, presidente della Commissione Vigilanza, ha effettuato un sopralluogo alla foce del fiume Salinello. Durante la perlustrazione sono stati affrontati alcuni aspetti legati alla sicurezza del fiume, ma anche alla sua manutenzione. Inoltre, già nell'estate del 2023, la problematica era stata fatta presente all'epoca sottosegretario D'Annuntis, in occasione di un incontro nella sede del Genio Civile a Teramo. Ora Mariani è pronto a portare la problematica in commissione vigilanza. Penso sia il minimo far sentire la vicinanza delle istituzioni, non è una passerella, naturalmente non è questa la visita che risolve oggi il problema, ma sicuramente è un gesto importante e fondamentale. Si dà seguito a un percorso che io stesso ho iniziato qualche anno fa. Bisogna valutare due aspetti fondamentali a mio avviso. Uno, attendere i sopralluoghi dell'ARTA e della ASL veterinaria che sono stati fatti per vedere se appunto la moria di pesci, la situazione di insalubrità che persiste in questo posto può essere dettata da cariche batteriche o da agenti tossici, e ci auguriamo di no. Dall'altra parte, se così appunto non dovesse essere, c'è un'altra logica spiegazione, me lo dicono i bravi ingegneri e i bravi tecnici, il fatto che non c'è più manutenzione, la mancata manutenzione negli ultimi anni contribuisce a ristagno di acqua, crescita di vegetazione che rappresentano tra l'altro una bomba d'orologeria, l'abbiamo visto,
è rivisto, ormai è cosa nota. Quindi inviterò sicuramente in Commissione Vigilanza nelle prossime settimane, contando adesso che c'è anche di mezzo la pausa estiva, anche se io sono totalmente all'opera, il Genio Civile e le parti interessate per poter intervenire velocemente. Bisogna capire quali e quanti lavori sono stati fatti in passato. A me risulta che qualcosa in passato è stato fatto, mi risulta che molto non è stato fatto nell'ultimo periodo e nel presente. Quindi su questo io sarò implacabile nel cercare di stimolare interventi risolutivi, perché c'è una preoccupazione che ormai è una preoccupazione di tutti coloro che gravitano in questi posti. Torniamo a parlare della Gigafactory. Durante la nona edizione del Festival del Sarà, tenutosi a Termoli dal 19 al 21 luglio, Tommaso Pavoncelli di ACC ha fatto il punto sulla Gigafactory di Termoli, evidenziando il percorso di adattamento ed innovazione che caratterizzerà il futuro dell'impianto, su cui ha detto resta confermato l'investimento. Sentiamo il servizio di Fabiana Bazzia. Essere a Termoli per fare il punto, ma soprattutto chiarezza sulla Gigafactory, a parlare Tommaso Pavoncello, Public Affairs e Communication di ACC, che da Piazza Duomo, in occasione della serata centrale del Festival del Sarà 2024, ha voluto rassicurare sul progetto, dopo lo stop e rinvio a data da destinarsi, che ha fatto scattare l'allarme mobilitato lavoratori e sindacati. Abbiamo dovuto fare i conti con un rallentamento dell'elettrificazione dell'auto. Le parole di Pavoncello, che ha sottolineato l'importanza di una transizione graduale verso l'elettrificazione, un processo comunque inevitabile e intelligente, ma attualmente più lento del previsto. A maggio-giugno eravamo pronti a avviare la costruzione dello stabilimento, ma abbiamo dovuto fare i conti con un rallentamento della penetrazione dell'auto elettrica nel mercato, no? Che gli automaker europei non si aspettavano. Ma la mobilità elettrica in Europa non è che goda di grandissima salute, almeno meno di quanto gli automaker si aspettavano, no? A questo i piani industriali di chi produce auto si adattano. Stellantis ha recentemente annunciato che produrrà più modelli ibridi anche sul territorio italiano. I motori di questi modelli ibridi verranno prodotti in parte anche nello stabilimento di Termoli di Stellantis, quindi la manodopera che ACC doveva riconvertire, assumere, riconvertire e mettere a lavorare nella Gigafactory sarà inaspettatamente occupata a produrre motori a combustione. Dunque, nonostante i ritardi, ACC starebbe posticipando la Gigafactory per sviluppare una nuova tecnologia di batteria a basso costo. Pavoncello ha quindi espresso fiducia nel fatto che questo ritardo porterà benefici a lungo termine, permettendo di adattare la produzione a una tecnologia più avanzata e richiesta dal mercato. Un messaggio questo lanciato a lavoratori, sindacati, ma anche alla classe politica. Il messaggio che volevo lasciare è che posso capire che il ritardo, no, possa generare magari qualche preoccupazione o qualche nervosismo, però io sono convinto che poi alla fine sarà per il bene della Gigafactory di Termoli, perché se vedrà allocata la produzione di batterie con una tecnologia migliore, una tecnologia che ha più mercato, allora io penso che per uno stabilimento produttivo che dovrà essere qui sul territorio quanto? 30, 40, 50 anni, no? È opportuno vedere le cose in una prospettiva di lungo termine, che è poi la prospettiva su cui un'azienda che deve investire miliardi di euro, no, utilizza per prendere le decisioni. Il consiglio direttivo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha selezionato 3 candidati per il ruolo di direttore. Sarà ora il Ministero dell'Ambiente a scegliere, ci dice tutto Sonia Paglia. È iniziata la corsa alla direzione del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Il consiglio direttivo ha selezionato 3 candidati per il ruolo di direttore. Si tratta di Luciano Sammarone, direttore uscente e colonnello dei Carabinieri Forestali, di Vitantonio Martino, ex direttore del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, e Paolo Cassola, anche lui ex direttore del Parco Nazionale del Circeo. La nomina verrà con decreto del Ministero dell'Ambiente. Il nominativo sarà scelto tra questi 3 professionisti iscritti all'albo di idonei.
In totale sono state inviate 12 istanze di disponibilità, 9 ammesse al colloquio che si è svolto il 15 luglio scorso. La selezione del nuovo direttore rappresenta un momento importante per il futuro dell'area protetta, che dovrà coniugare la tutela dell'ambiente con lo sviluppo sostenibile del territorio e delle comunità locali. Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è uno dei più antichi e rinomati d'Italia e la valutazione del nuovo direttore avrà un impatto significativo sulle politiche di conservazione e gestione sostenibile. Luciano Sammarone ha già dimostrato la sua competenza nel ruolo, così come Vito Antonio Martino e Paolo Cassola, con le loro esperienze precedenti alla guida di altri importanti parchi nazionali. I magistrati del Molise esprimono il loro cordoglio per la scomparsa del collega Giuseppe Di Nardo, magistrato di grande versatilità ed elevata competenza. Lavorò per molti anni nel distretto del Molise, dapprima come consigliere pretore e poi dirigente della pretura circondariale di Isernia, successivamente come consigliere della Corte di Appello di Campobasso e poi come sostituto procuratore generale presso la stessa Corte. Ha riscosso grande successo il premio Giuseppe Zilli, andato in scena sabato e domenica all'Eremo di Fano Adriano e dedicato alla figura dell'importante giornalista storico, direttore di Famiglia Cristiana, Teleregione. Grazie alla collega Sabrina Giangrande, ha realizzato sull'evento uno speciale che sarà trasmesso sulla nostra emittente questa sera a partire dalle ore 21. Il Double Drums Sextet, capitanato dal pianista Simone Sala, è stato protagonista del Festival Jazz di Pescara, una serata magica con un repertorio Latin Jazz e un ospite d'eccezione, il trombettista Flavio Boltro. Il servizio di Valentina Ciarlante. Una serata indimenticabile, il mare sullo sfondo e centinaia di persone a vivere un'atmosfera unica che solo Pescara Jazz sa regalare. Al porto turistico Marina di Pescara grandi emozioni col concerto del sestetto fondato dal pianista molisano Simone Sala e con un ospite d'eccezione, il trombettista di fama internazionale Flavio Boltro. La serata, aperta dal pianista brasiliano Amaro Freitas, ha catapultato gli spettatori in un viaggio magico alla scoperta delle varie sfumature della musica, proprio grazie al Double Drum Sextet, ensemble creato da Simone Sala con l'intenzione di dare al ritmo il ruolo centrale, tanto che sono ben due le batterie sul palco in un fusion originale. E dopo il Parco della Musica a Roma, dopo il Brunote di Milano, incredibile ma vero, debutta a Pescara Jazz, che è insomma considerato uno dei festival più importanti della nazione, ma anche quotatissimo a livello internazionale, non fosse per altro perché la sua storia è lunghissima, 52 anni, il festival jazz più antico d'Italia, e la strada dal Molise, da Boiano a Pescara questa volta è stata lunghissima, ci sono voluti 4 decadi, 42 anni è la mia età, ed è stato abbastanza per riuscire ad arrivare qui e siamo proprio veramente emozionati perché su questo palco ho visto, abbiamo visto le nostre leggende. Un repertorio jazz contaminato da influenze latine e balcaniche, con nuovi arrangiamenti di brani di autori straordinari come Michel Petrucciani e Pino Daniele. Sul palco tutta l'energia di una band composta da grandi artisti, presentata appositamente per Teleregione da uno dei batteristi più apprezzati in Italia e all'estero, Oreste Sbarra. Penso che siamo i primi due molisani a partecipare a Pescara Jazz. E questo è bellissimo perché lunedì Maiori con Tullio, Jazz in campo giovedì e il botto finale Pescara Jazz con questi ragazzacci. È un onore suonare a Pescara Jazz, soprattutto con questi grandi amici, questi grandi musicisti. Alla batteria Alex Battini, seconda batteria Oreste Sbarra, al basso Maurizio Rolli, la star Flavio Boltro, alla chitarra Alessandro Florio. Pescara Jazz è un festival importante secondo me, perché esiste da tantissimi anni, un festival veramente che è un onore suonarci, che sono passati tutti in questo palco, e quindi essere qui stasera con i miei cari amici, un gruppo che abbiamo già da un po' di tempo, che abbiamo fatto già dei concerti, essere qui è la cosa più bella del mondo.
Workshop internazionale a Castel di Sangro fino al prossimo 27 luglio, che riunisce accademici, professionisti, operatori del settore e studenti universitari per discutere, esplorare innovative metodologie e strategie per la tutela e la fruizione dei centri storici e la valorizzazione dei beni culturali. Oltre agli studenti dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, l'Ateneo di Firenze e quello della Federico II di Napoli, presenti anche diversi studenti provenienti da Grecia, Spagna e Turchia, i ragazzi e le ragazze del corso del workshop, i cui lavori conclusivi saranno presentati sabato 26 luglio, sono stati ospitati a Scontrone nella nuova struttura polifunzionale della Monna, cooperativa di comunità, mentre 15 professori e tutor sono stati accolti nelle strutture ricettive di Castel di Sangro. Che tempo farà in Abruzzo e Molise con il nostro meteo? Previsioni del tempo di mercoledì 24 luglio, pressioni medio-alte interessano l'Abruzzo e garantiscono tempo stabile e parzialmente soleggiato. Le temperature: L'Aquila minima 19 gradi, massima 31 gradi, Pescara 24-31, Chieti 22-32, Teramo 20-33. Nubi sin dal mattino sul Molise con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Le temperature: Campobasso minima 21 gradi, massima 29 gradi, Isernia 22-31, Termoli 22-33, Venafro 22-34. E si conclude così il nostro telegiornale. Vi ringrazio per averci scelto. Vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine di Instagram e Facebook. Adesso consigli per gli acquisti e poi la nostra pagina sportiva. Ben ritrovati con la nostra pagina sportiva. In apertura Serie C, parliamo di Campobasso, un Campobasso sempre più internazionale sotto i riflettori. Il noto attore di Hollywood, la star di Hollywood, Ryan Reynolds, ha ricevuto da parte di Marc Consuelos la nuovissima maglia del Campobasso, l'ha indossata nel corso dello show di Marc Consuelos e Kelly Ripa. Vediamo i dettagli. Spoilerata la nuovissima e bellissima maglia ufficiale del Campobasso Football Club per la stagione 2024-2025. Blu notte, rosso vivo, scudetto sul petto da campione d'Italia di Serie D e il lupo che torna protagonista. Nelle immagini Marc Consuelos e Kelly Ripa con Ryan Reynolds, proprietario della squadra di calcio gallese del Wrexham FC, ma soprattutto star di Hollywood con grandissimi film di successo. We make history together. Let's make history together. Campobasso. I got you a gift. I tried it on before, so it fits me. So I hope it fits you. Oh, damn! That's much better than my gift. Oh, wow. Do you like it? Reynolds ha indossato la maglia rosso-blu che Consuelos gli ha regalato e a sua volta ha donato la casacca della squadra britannica all'amico collega. Campobasso, sempre più internazionale. Ed è partita proprio ieri la campagna abbonamenti del Campobasso, è partita a gonfie vele. Vediamo le opinioni dei tifosi intervistati. L'entusiasmo c'è e si palpa con mano, la prova nella lunga coda allo store del Campobasso per il corso. In tanti hanno voluto affrettarsi per rinnovare l'abbonamento. Questa settimana sarà riservata ai possessori delle tessere dello scorso anno, dal 29 luglio in poi tutti potranno sottoscriverle. Quest'anno sono previsti prezzi agevolati per i tifosi più giovani con l'estensione della tariffa ridotta fino ai 20 anni e non più soltanto ai 18. Quindi tutti i nati fra il 2010 e il 2018 possono sottoscrivere l'abbonamento Under 14, quelli nati fra il 2004 e il 2009 possono sottoscrivere il ticket Under 20. Sarà valido per tutte le gare interne del campionato di Serie C Now 2024-2025. L'obiettivo è riempire tutti i settori per non far mancare alla squadra il sostegno dei suoi tifosi. Queste le voci dei supporters dei Lupi.
Speriamo che andiamo bene come l'anno scorso, facciamo un buon campionato. La squadra che le pare per il momento? Ma come stiamo partendo, ho sentito che stanno facendo buoni acquisti. Penso che andiamo bene per adesso. Rinnoviamo l'abbonamento pure quest'anno? Eh sì, come sempre, giustamente, è un obbligo, è una fede, quindi sempre da rinnovare. Sì, abbastanza fiducia, anche quest'anno saremo presenti come sempre. Speriamo bene, ma almeno nei play-off. Si rinnova l'abbonamento, fiducia nei lupi? Sì. Lei da quanti anni è abbonato? Sono 5 anni, da sempre. Ha fiducia nella squadra che è stata costruita? Adesso sì. Quell'altro mi hanno fregato pure l'abbonamento. Ho pagato e è finita lì. Speriamo che questi che ci stanno adesso, mi sembra che sono abbastanza seri. Stiamo qui aspettando, aspettavamo già da tempo che aprivano la campagna abbonamenti. Come al solito, tenga presente che dai tempi di Angelillo io sono un vecchio abbonato praticamente, quindi da sempre. No, io mi auguro che insomma rispondano molti cittadini, la cosa è importante, dobbiamo dimostrare non soltanto per la nostra città ma alla dirigenza, perché si è impegnata con serietà per quanto riguarda l'anno scorso e sta continuando a fare. Io mi auguro che i campobassani, anche i paesi limitrofi, partecipano a questo campionato. La risposta che noi dobbiamo dare alla società è questa. Mi auguro che insomma parecchie giornate ci sia sempre tanta folla e il resto poi viene da sé. Io penso che quest'anno Campobasso farà un grosso campionato. Già dalla campagna acquisti si è visto che veramente hanno comprato dei giocatori forse sconosciuti, però sicuramente molto molto giovani. Restiamo in Lega Pro, parliamo del Pescara e di calciomercato. I biancoazzurri sognano il cursore di fascia destra all'Emmels, di proprietà del Lecce. La trattativa è ben avviata, il DS Pasquale Foggia conta di chiuderla nelle prossime ore. Intanto la società ha ufficializzato le prime amichevoli dell'11 affidato a Silvio Baldini. Pescara giovedì 25 alle 18 allo stadio Gli Angeli di Palena affronterà il Delfino Curi Pescara, mentre il 28, sempre alla stessa ora, nella stessa location, se la vedrà con l'Altamura. Per Baldini le prime occasioni per vedere all'opera la sua nuova creatura. E ancora Serie C, nuovo innesto per il Pineto di Mirko Cudini, in prestito dal Cesena. Il team si è assicurato un elemento del calibro di Alessandro Giovannini, 19enne centrocampista, l'ultimo arrivo in casa abruzzese, cresciuto nel Cesena, con cui ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino ad esordire in Lega Pro, collezionando 5 presenze. Prosegue in Serie D, in questo caso ha sprombattuto la campagna acquisti dell'Isernia San Leucio. Vincenzo Ciccone. Prende sempre più forma l'Isernia San Leucio che verrà per il suo ritorno in Serie D. Nelle scorse ore c'è stato il 13° annuncio, tra conferme e new entry, per il gruppo affidato a Domenico Farrocco, che dal 1 agosto inizierà a lavorare in vista di Coppa Italia e campionato. Coi biancocelesti si disimpegnerà Alessandro Miola, centrocampista classe 2001, che pur a fronte della giovanissima età vanta già 140 presenze in interregionale con la maglia della formazione capitolina del team Nuova Florida. Dalla sua all'ultimo innesto può ricoprire un po' tutti quanti i ruoli della mediana. Miola si aggiunge agli under locali Luca Del Bianco ed Andrea Antinucci, al difensore Paolo Francese, al portiere Biagio Maresca, al trequartista Alessandro Baldari, al centrale difensivo Mario Perrone, agli attaccanti Francesco De Filippo, di ritorno a Lancellotta, e Nacho Varela, al centrocampista Youssef Baba, al jolly Simone Ercolano e a due punteros argentini Thomas Bainotto e Facundo Cascio. Il club, peraltro, continua ad essere particolarmente attivo ed è pronto ad annunciare ulteriori innesti. Scendiamo in eccellenza molisana, bel colpo del Venafro di mister Corrado Urbano che si assicura, dopo gli arrivi di Vincenzo Ricamato e Viscovic, la conferma di Sabatino, si assicura il fantasista Daniele Napoletano, ex Matese in Serie D. Madrina d'onore per il torneo Ripa Street, la kermesse di basket 3 contro 3 che prenderà il via domani e terminerà sabato nella zona convento a Ripa Limosani. Ad essere presente sui campi sarà la guardia della Magnolia Campobasso Martina Caseric,
pronta ad assistere ai match e anche a disimpegnarsi sul campo. È tutto anche con la nostra pagina sportiva, vi invito a seguirci sui nostri canali social Facebook ed Instagram, vi ringrazio per averci scelto, arrivederci.